rimasta fredda la terra, tu sei rimasto con noi. Che sarebbe del nostro vivere se i tabernacoli non ti portassero? Tu hai sposato una volta l'umanità e le sei rimasto fedele. Ti adoriamo, Signore, in tutti i tabernacoli del mondo. Sì, quelli sono con noi, per noi. Non sono lontani come le stelle del cielo, che pur ci hai donato. Dovunque possiamo incontrarti, Re delle stelle e di tutto il creato. Grazie, Signore, di questo dono smisurato. Il cielo si è rovesciato sulla terra. Il cielo è stellato, è piccolo. La terra è grande, perché essa è trapunta dovunque dall'Eucaristia. Dio con noi, Dio fra noi, Dio per noi. Il momento più importante del giorno, importante senza confronto, è quando tu vieni nel nostro cuore, è l'udienza con l'Onnipotente. E lì, dicendoti e ridicendoti i mille bisogni nostri e dell'umanità, ringraziandoti per i doni soprannaturali e naturali, adorandoti e pregandoti di salutare per noi la Madre Tua, sentiamo di consumare il vertice della giornata e ci rendiamo conto che non abbiamo saputo capire tanto spesso a cospetto di chi eravamo e quello che potevamo a tu per tu con Dio nell'intima stanzetta dell'anima nostra. Gesù non rimase in terra per poter rimanere su tutti i punti della terra con l'Eucaristia. Era Dio, e quale seme divino fruttificò moltiplicandosi. Così noi dobbiamo morire per moltiplicarci.